Appunto perché ritengo, avendo poi seguito un po' anche le contrade, il momento importante è quello che è la sfilata. Le persone si preparano quasi un anno per arrivare poi al momento. In alcuni anni l'acqua si è dato torto, in alcuni anni l'acqua non c'è stata, quindi abbiamo avuto tutto la sfilata. Allora io seguo un po' le sfilate un po' in giro. In questi giorni è stata fatta la cosa Chicco, diceva la festa del mandorlo da Grigento, in cui il padre aveva partecipato. Io sono stato nel 1999, quest'anno, domenica scorsa, è stata fatta la 75 edizione. Poi ho fatto la Baia di San Pere, che è il Barbaraita, che fanno ogni 5 anni, che è molto simile come tipo di sfilata alla nostra, perché ricorda anche loro una battaglia per l'invasione della valle contro i Mori, quelli che erano loro. Quindi ritengo la sfilata un momento estremamente importante. Io mi trovo spesso con amici che sanno questo corpo al palio e mi dicono: vorrei venire anch'io a fare la corsa. Dico: ma il palio non è solo la corsa, forse è la conclusione, forse, ma c'è tutto il mondo che è intorno. E dico: no, vogliamo venire a vedere soltanto il giorno del palio allo stadio. Allora mi sono chiesto: ma che cosa vede uno spettatore che viene per la prima volta a vedere la nostra sfilata? Non è che può seguire tutta, la vede semplicemente passare. Allora io ho scelto un punto, molti anni fa, una delle prime volte che sono venuto al palio, ero vestito da cerimoniere, e una visione del palio dall'unico punto. Quindi la prima parte è il colpo visto il palio la prima volta, nella seconda parte è come